fare la cheesecake al caramello, per prima cosa devi tritare i biscotti, proprio come ho già fatto io. Lo puoi fare nel frullatore come nel mio caso. Oppure puoi adagiare i biscotti tra due fogli di carta forno e schiacciarli con il mattarello. In quel modo però ti verranno un pochettino più grossolani. Poi vado ad aggiungere il burro sciolto e mescolo. Quindi in questo momento noi stiamo andando a fare la base. I biscotti li puoi scegliere al cioccolato come questi oppure bianchi. Dopodiché prendi una tortiera del diametro di 20-22 cm rivestita di carta forno sia sul fondo che sui bordi e versiamo il tutto all'interno. Le cheesecake e le torte fredde sono un buon modo per utilizzare anche dei biscotti che non ti piacciono. E con la mano andiamo a pigiare. Lo faccio con la mano e non con il dorso del cucchiaio perché riesco a capire dove devo andare a livellare meglio. E poi in cucina è bello sporcarsi le mani. Ok, questa va a riposare in frigorifero e nel mentre andiamo a realizzare la crema. Mettiamo i fogli di gelatina in acqua fredda e mescoliamo mascarpone con zucchero a velo, aroma alla vaniglia, colla di pesce sciolta con un goccio d'acqua oppure con un goccio di latte e montiamo la panna ben fredda di frigorifero. Perfetto, ed incorporiamo dal basso verso l'alto per non farla smontare. E trasferiamo il tutto nella tortiera, distribuendo per bene su tutta la superficie. In ultimo facciamo il protagonista di questa cheesecake, cioè il caramello. In una pentola dal fondo spesso versa lo zucchero semolato con 3 cucchiai d'acqua, 1, 2 e 3. Accendi il fuoco al minimo e per mescolare, mi raccomando, devi roteare la pentola. Per ottenere un caramello biondo, la temperatura dovrà oscillare tra i 155 e i 165 gradi, mentre per un caramello bruno e di conseguenza più scuro, la temperatura sarà tra i 165 e i 175 gradi. Io mi orienterò guardandolo e tenendolo d'occhio, ma se vuoi essere più sicura puoi comprare un termometro da cucina. Ti lascio il link per acquistarlo qui giù nell'info box e nel commento in primo piano. Ed intanto in un altro pentolino verso la panna, perché andremo a fare il caramello mu, quello che si trova solitamente nel Twix. Sta incominciando a bollire. Mi raccomando, mescola sempre in questo modo, mai con cucchiai di legno o d'acciaio. Quando prepari il caramello, tieni lontani i bambini dalla cucina perché è molto molto pericoloso. È pericoloso per gli adulti, figuriamoci per i più piccoli. Piano piano sta prendendo colore. Quante bolle, sembra una pozione magica, non trovi? Però come si suol dire, si guarda ma non si tocca. Vedi che sta diventando beige? Spero che dalla fotocamera tu possa percepire la nuance. Questa è la parte più delicata del caramello, non ti puoi assolutamente allontanare perché basta un secondo e vai a buttare tutto. Quindi devi starci dietro, perché a bruciarsi è proprio un attimo. Che bel risultato stiamo ottenendo. In questo momento sembra miele. Spegniamo il fuoco e aggiungiamo in due riprese la panna. Questa è la reazione che farà. Anche in questo caso non vado a mescolare con il cucchiaio, ma smuovo la pentola. Adesso posso dare una mescolata con il cucchiaio. Ok, lasciamo raffreddare e poi versiamo sulla nostra cheesecake. Prendiamo il nostro dolce e ci versiamo sopra il caramello e lo distribuiamo su tutta la superficie. Se il caramello dovesse risultare caldo, invece di fare questo effetto, andrebbe ad andare sotto alla crema. Quindi attendi che si raffredda per bene. Te lo dice una che all'inizio del canale ha fatto questo errore con un'altra
cheesecake ed è venuto una schifezza. In queste preparazioni bisogna assolutamente rispettare i tempi per non creare disastri. E decoriamo con qualche granella di nocciola e qualche nocciola intera. Se vuoi puoi tritare le nocciole insieme ai biscotti. Io preferisco solamente metterle in superficie, così a livello decorativo. E lasciamo raffreddare e consolidare in frigorifero.